Santa Lucia nasce a Siracusa, una città della Sicilia nel III secolo d.C. Vive in una famiglia cristiana molto fedele. La sua mamma le insegna fin da piccola le parole di Gesù e lei le ascolta con tanto interesse. Lucia cresce buona, amica di tutti e generosa. A quel tempo la Sicilia fa parte dell'Impero Romano. I cristiani non sono ben visti e devono incontrarsi di nascosto. I romani infatti non accettano il cristianesimo, lo vedono come una religione che mette in pericolo il potere dell'imperatore. Così non permettono ai cristiani di riunirsi liberamente. Lucia allora va con la mamma, che si chiama Eutichia, a pregare nelle catacombe o si incontra nelle case di altri fedeli per celebrare la messa, cercando di non farsi scoprire dai soldati romani. Un giorno Eutichia si ammala gravemente. Per fortuna la sua è una famiglia piuttosto ricca e può permettersi anche cure costose. Consulta tanti medici che le prescrivono vari rimedi. Purtroppo nessuno di questi fa effetto ed Eutichia non migliora. Lucia è spaventata e prega con tutte le sue forze perché guarisca. Un giorno accompagna la mamma a Siracusa, dove si trova la tomba di Sant'Agata. E anche in quell'occasione non si stanca di chiedere con grande fede a Gesù la guarigione della sua mamma. In cambio promette anche di rinunciare al matrimonio. Lucia, infatti, è fidanzata con un giovane pagano. Un pagano è una persona che non crede in Gesù, ma adora le divinità romane, ad esempio Apollo, il dio delle arti, Mercurio, il dio della guerra, Venere, la dea dell'amore, Diana, la dea della caccia, e tanti altri. Subito le preghiere di Lucia vengono ascoltate. Le appare Sant'Agata che le rivela due profezie. La prima riguarda Eutichia, che presto guarirà. Ma la seconda riguarda Lucia stessa. Sant'Agata le dice che a breve dovrà morire martire, che significa essere uccisi a causa della propria fede in Gesù. Le due donne tornano a casa e la mamma miracolosamente guarisce. Lucia allora decide di fare un gesto molto generoso per ringraziare il Signore di questo grande dono. Regala ai poveri tutte le sue ricchezze, per vivere proprio come aveva fatto Gesù, in povertà e semplicità. E per essergli ancora più vicina, come aveva promesso sulla tomba di Sant'Agata, lascia anche il suo fidanzato, che non era cristiano. Quest'ultimo, non appena vede la sua fidanzata offrire tutte le sue ricchezze ai poveri, si arrabbia. Figuriamoci quando scioglie il fidanzamento. Il giovane non sopporta di essere rifiutato e si vendica. Va a denunciare Lucia al tribunale del proconsole romano Pascasio, il quale raccoglie tutte le accuse contro i cristiani e poi le riferisce all'imperatore Diocleziano. Abbiamo già detto che ci troviamo nel periodo delle persecuzioni.
I romani compiono delle terribili atrocità contro i cristiani per obbligarli a rinunciare a Dio e ad adorare l'imperatore. È così che il 13 dicembre 304, o forse il 305, Lucia è arrestata, processata e condannata a morte. Ciò che deve subire è atroce. Prima di tutto la interrogano e la obbligano a rinnegare la sua fede in Dio. Ma Lucia non può pronunciare simili parole. Per convincerla minacciano di ridurla in schiavitù, obbligandola a vivere in posti molto poveri, compiendo lavori degradanti. Ma neanche quella minaccia ha potere su di lei, che preferisce proclamare il suo amore per Gesù, anche a costo della vita. La fede, quando è grande e salda come la roccia, fa miracoli. Proprio nel momento in cui stanno per trascinarla a forza in quel luogo tanto brutto, il suo corpo diventa inspiegabilmente così pesante che nessuno riesce a spostarlo. I soldati provano addirittura a legare Lucia a due buoi, ma nemmeno le povere bestie la smuovono. Il verdetto allora giunge terribile. Lucia deve morire bruciata sul rogo. La cospargono di pece, resina e olio bollente per essere sicuri che il fuoco appicchi ancora più violentemente. La fine di Lucia sembra imminente, eppure anche in quell'occasione accade un miracolo. Le fiamme si allontanano da lei e non la sfiorano neppure. Allora un soldato, con il cuore indurito dall'odio, per porre fine alla sentenza, sfodera la spada e la colpisce. Quando Lucia muore, tutta la città piange tantissimo, perché i siracusani le vogliono molto bene ed è subito proclamata santa. Alcuni artisti la ritraggono con un piatto in mano. Nel piatto ci sono due occhi. Questo perché la leggenda vuole che il suo carnefice, tra le varie torture inflitte, l'abbia anche resa cieca. Un'altra versione racconta invece che sia stata Lucia stessa a rinunciare ai propri occhi tanto amati dal suo fidanzato. Santa Lucia è sepolta nella chiesa dei santi Geremia e Lucia a Venezia, insieme a San Marco e patrona della città. Lucia è una santa legata alla luce, perché il suo nome deriva dalla parola latina lux, che significa appunto luce. C'è anche un altro motivo. La sua festa cade in un periodo dell'anno in cui le notti sono molto lunghe e le giornate sono molto brevi, ma stanno per allungarsi. Infatti, il 21 dicembre cade il solstizio d'inverno, momento in cui le giornate iniziano a durare ogni giorno una manciata di minuti in più. La sua festa, quindi, è annunciatrice di luce, della luce vera, quella che salva il mondo, perché il 25 dicembre è la festa del Santo Natale, la nascita di Gesù. In Svezia c'è una bella tradizione.
Il 12 dicembre la bambina più piccola di ogni famiglia deve preparare biscotti e focaccine. Poi, il 13 mattina, si sveglia per prima. Indossa una tunica bianca lunga fino ai piedi, con una cintura rossa intorno alla vita. Si mette una corona fatta di foglie e piccoli rami intrecciati con 7 candele accese e va a svegliare tutti gli altri, offrendo i dolcetti preparati il giorno prima e cantando la dolcissima canzone dedicata alla Santa. Se nella famiglia ci sono altri bambini, tutti indossano la lunga tunica bianca, ma le femmine mettono in testa la corona di foglie e rami intrecciati, senza candele accese, mentre i maschi indossano un cappello a forma di cono con tante stelline. In chiesa si organizzano celebrazioni con lunghe processioni di ragazze e ragazzi che girano per le strade del paese ricordando a tutti Santa Lucia, portatrice di luce, che ci ha insegnato la generosità e la fedeltà nel seguire gli insegnamenti di Gesù.